Amici di TikTok, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Sì, buongiorno! Vai giù, muoio a fare una bella cosa. Saluta a Titi, va ricordato Super Sandosse in avoto, adesso va. Tengo i palloni e cuoia, vengono dal mare nostro. Questo è un spaghetto che non ci dà cascato, va. Guarda che bellissimo, va. Mamma mia. Sì. Calamari vivi, guardate qua. E di meno che sta tenendo un'ora di vita, ancora a mare stanno. Ora dall'allevamento Grecia. È partito con un video, mia figlia disse vicino a mia babba, ma fanno un video dei polipi veraci, eh? Allora vi dico una cosa, facettamo un video dei polipetti, facemmo 21 milioni di ascoltatori, eh? Che dice, allora guarda, stiamo 21 milioni di ascoltatori, ma quando mai, secondo me saranno 210, te stai sbagliando, invece erano 21 milioni. Poi c'è un video precedente, un video dopo, 56 milioni di persone che mi hanno visto. Qua giù, e da lì è partito tutto. È stata una causalità. È stato, devo dire la verità. Poi automaticamente è partito, hai capito? Tutto automaticamente. Abbiamo visto che i social sono potenti, sono forti, e poi ci siamo messi a fare proprio, hai capito, social. Allora, un bello spagottiello con sta tonnina, vai. Questo è il tonnino della paesana nostra, che significa? Vengono dal mare nostro. Questo è un spaghetto che non ci dà cascato, no? Guarda che bellissimo. Io nasco a Rione Traiano, siamo tre fratelli e tre sorelle, io sono il terzo dei sei fratelli e sorelle. Automaticamente sono stato sempre un guaglione che voleva ci sempre cacava fuori sacca. Allora, qua facciamo vedere come si sbuccia il gambero unito, prendete a destra e a sinistra la mano, prendete la codì e la testina, prendete il gambero, guardate come l'intestino lo tolgo automaticamente, guardate qua, vedete, intestino, poi fai uno e due e il gambero si sguscia da solo, guarda, guarda che spettacolo, magari è crema, mamma mia. Tenga Maurizio Costanzo Show, ti guarda qua, si metta là qua, ragazzi, buongiorno Maurizio Costanzo Show, tenga ti la stessa cucca te. Allora, papà faceva il pescivendolo, il nonno faceva il pescivendolo e lo bisnonno, così si dice, giusto? Faceva sempre il pescivendolo. Io sono la quarta generazione, però ho modificato tutto. E nemmeno il nonno mio, il bisnonno e papà, ho nascito sotto il terreno, ma applaudi, perché quello che ha fatto io, lo posso fare solo oggi. Voglio, questo è ventaglio, quando sentite che avrà via la stagione, quando venite a domenica, Peppa verrà incorporato con cuoccia, pure un ventaglio, ti? Un ventaglio a cascata, Brooke. La mattina all'una e un quarto ci svegliamo, però essendo che io faccio la pescheria, io faccio pure il ristorante. Il ristorante a volte lo chiudo all'una e mezza e vado direttamente al mercato. A capire che faccio? Quello è il discorso. Fate quello che faccio io, dormo 2 ore al giorno. Se dormo 3 ore mi fa male la schiena. E oggi è tutto nu. Poi 50 anni mi porta bella. Vieni, andiamo in cucina, vieni, ti porto a vedere il mio vulcano. Questa è la mia caverna, guagliù, questa è la caverna, io sono l'orso quando tra scandinda vaga il letargo, non esco più. Vieni a vedere, vedi? Stiamo facendo i nostri polipi, guagliù, poi facciamo capo un marurillo, aglioli e petrosina a cascata, sul tanto. Automaticamente quando facciamo... Allora, la semplicità e l'umiltà, non è facile, non è da tutti mettere semplicità e umiltà insieme, capito? Le donne, le femmine, le mamme mi guardano perché io sono la semplicità, e oggi la semplicità, come io sto al posto mio, nessuno ha tenesse. Saluta a Titi, saluta a Titi.